Il Memorial Taccone ci consegna un Avellino sulla buona strada. Dopo due settimane di preparazione, lo stato di forma dei biancoverdi, considerato il periodo, è quello giusto. Tutto prosegue, a quanto pare, secondo la tabella stilata. La formazione di Rastelli sorprende per intensità e tenacia al cospetto del Bordeaux. I francesi, dopo la vittoria contro il Parma, vengono fermati sul pari da un buon Avellino. I biancoverdi affrontano a viso aperto gli uomini di Sagnol e sciupano tre nitide palle gol con Comi. Il 3-5-2 di Rastelli comincia ad essere metabolizzato a dovere. Castaldo è il solito apripista per le trame offensive, con Ezito sembrano essersi perfettamente integrati nei meccanismi difensivi ed offensivi. Schiavone e Rini rappresentano le certezze. Bene anche il pacchetto difensivo. Il pari sta più stretto ai lupi che ai francesi, che comunque portano a casa il successo con 4 punti in 2 partite. Nel match finale contro il Parma i ritmi sono più blandi, ma l'Avellino controlla i ducali. La girandola dei campi premia i gialloblu di Donadoni che passano nel finale con un gol di Ghezzal. L'Avellino esce a testa alta e tra gli applausi dei suoi tifosi. Il primo impatto della nuova stagione è stato positivo. Mister, allora, primo esame, non certo l'ultimo, ma comunque confortato e soddisfacente per quello che la tua squadra, con le due squadre, due compagni inflazionate che riuscite a mettere in campo, soprattutto forse nella prima partita, nella prima sfida. Sì, naturalmente volevo che ci fossero dei miglioramenti sia sotto l'aspetto fisico, quindi della durata, e naturalmente sotto l'aspetto tattico. E credo che soprattutto la prima gara siamo stati molto bravi sia a contenere, nello stesso tempo a ripartire veramente con grande velocità o comunque discreta velocità, e andando insomma alla conclusione in parecchie situazioni. Credo che per almeno per l'occasione avuta ci poteva anche stare la vittoria da parte nostra, però ripeto, in questo momento quello che mi più interessa è come la squadra sta in campo, come ha approcciato alla nuova stagione. Voglio vedere subito i ragazzi che sono pronti al sacrificio, anche in un momento, insomma, dopo appena 18 giorni di lavoro. E nella ripresa, cambiando un po', nella seconda gara, cambiando un po' di uomini, anche perché fare 90 minuti in questo momento potrebbe essere pericoloso, e quindi in qualche reparto in questo momento, tra qualche acciacco come D'Angelo ed Eli, qualcuno ha dovuto fare un po' gli straordinari. Proprio ho cercato di limitare anche un po' la fatica, cercando di ruotare un po' tutta la rosa a disposizione. Massimo, nella prima parte della gara con il Bordeaux abbiamo visto due grosse occasioni da parte dell'Avellino, guarda caso tutte e due su cross di Zico dalla sinistra, una di Zito, magari Zito, l'altra anche se il piede comunque è il piede di un calciatore italiano, in ogni caso uno per la testa di Comi e un altro per quell'esterno lì di Castaldo che meritava ben altra sorte. In ogni caso, insomma, potrebbe essere questo il leitmotiv tattico di questa squadra, insomma, Zito che spinge sulla sinistra e lo stesso Poli che ha dato una grossa impressione nel primo tempo perché ha giocato in lungo e in largo in tutte le zone del campo. No, la cosa, ti ripeto, che mi è piaciuta è stata la come i ragazzi hanno cercato di interpretare quelli che sono poi i nostri principi di gioco. Naturalmente Zito l'abbiamo preso, l'abbiamo cercato anche l'anno scorso, sicuramente a sinistra ci può dare quello che l'anno scorso ci ha dato Zappacosta a destra, dovremmo essere bravi ed equilibrati in tutte e due le fasce, quindi non vorrei che magari quest'anno pendiamo di più a sinistra e meno a destra, dobbiamo essere equilibrati, non dobbiamo essere monotematici sotto questo aspetto, e quindi naturalmente col tempo c'era anche la crescita di Regoli, degli altri ragazzi che naturalmente sono molto appesantiti e che naturalmente in un ambiente, in una piazza come Avellino devono anche avere il tempo di crescere sotto l'aspetto della personalità. Giovassi, siamo al tuo corso, diciamo che gli angolari questa sera sono più che un amichevole giocate con due squadre di rango. Ecco, le indicazioni che hai avuto in queste due partite giocate da Avellino? Ti ripeto, indicazioni positive sotto l'aspetto della compattezza di squadra, dei movimenti nella fase di non possesso dove
la squadra riesce comunque a coprire bene tutti gli spazi. Naturalmente le gambe sono ancora abbastanza pesanti perché i carichi di lavoro non è che sono molto diminuiti, anche se ci sono partite importanti abbiamo continuato in linea di massima a fare un buon lavoro, quindi sotto questo aspetto i ragazzi si sono mossi veramente molto bene e poi hanno espresso, ripeto, soprattutto nella prima gara, un calcio anche piacevole, fatto di buoni fraseggi e veloci ripartenze, quindi sono sicuramente molto soddisfatto. Ciao mister. Ciao. Abbiamo visto due giocatori di colore che potrebbero rappresentare un'arma in più, no? Importante se fa Comi l'ha detto anche lui, quindi è un giocatore che era dall'anno della Serie C che volevamo e quindi siamo riusciti dopo qualche anno a portarlo con noi. Non ha avuto un anno facile l'anno scorso, però un ragazzo credo che abbia ottime qualità di attaccante puro e poi ha la testa da calciatore, quindi lo vedi negli allenamenti quando arriva molto prima, cura tutti i particolari, quindi credo che ci darà una grande mano per quello che sono le sue caratteristiche. Abbiamo davanti, come l'ho detto anche settimana scorsa, giocatori con caratteristiche diverse, mi permettono di poter ruotare, di anche a partita in corso scegliere le caratteristiche che sono più idonee al momento della gara e quindi ognuno credo che poi darà veramente una mano alla squadra. Sono due, vabbè, Conè credo che è solo una conferma delle sue qualità, giocatore che viene da una categoria superiore, si vedono tutte per esperienza, per come sa stare in campo, per qualità di inserimenti sempre al momento giusto, nel modo giusto e quindi credo sia stato un ottimo acquisto. Vergara è un ragazzo giovane che viene dal settore giovanile del Milan, ha fatto una piccola esperienza al Parma, però è stato tanti mesi infortunato per un colpo al piede e ha fatto intravedere in questi primi 20 giorni grande personalità e anche una buona qualità tecnica. Naturalmente a me la prima cosa che mi preme è far crescere questi ragazzi sotto l'aspetto tattico e dobbiamo lavorare. Massimo, in questi due anni siamo sempre stati abituati a vedere un Castaldo che spesso era costretto a dare una mano al centrocampo, soprattutto in fase difensiva, avendo quest'anno invece un terzino come Zito che spinge e crossa alla perfezione. Possiamo immaginare di vedere come in parte abbiamo già visto un Castaldo vere e proprie due punte di ruolo in attacco, quindi oltre la performance a Pini, Castaldo proprio punta fissa in attacco. No, ma Gigi ha le sue caratteristiche, Gigi è un giocatore che lo spazio se lo va a cercare lui, è normale in un contesto di squadra dove sa che movimenti fare, però è un giocatore che deve essere libero di muoversi su tutto il fronte d'attacco. Poi è un giocatore generosissimo, quindi lui è il primo, anche nella prima gara ha fatto un recupero con Cone che era andato a chiudere l'azione, loro sono ripartiti, ha fatto uno scatto facendo quasi il terzino. Lui è così, non si risparmia e per me è un grandissimo esempio. E poi sappiamo qual è il suo carisma all'interno di questo gruppo, per i suoi compagni è un giocatore importante. Noi non abbiamo cambiato il modo di giocare, ti ripeto, è normale che quando attacchiamo noi dobbiamo accompagnare l'azione minimo con 5-6 giocatori, come abbiamo fatto molto bene anche stasera. È normale, quando poi le gambe gireranno lo faremo ancora meglio, evitando magari anche qualche ripartenza. Ecco, che bisogna avere i testi di oggi un po' fatta, quello che stiamo soltanto soprattutto per la base, non che si sono male, ci sono stati i motivi. E quando fa avere questo, avete un ritardo, ma non lui ha uscito il giocatore di questa perché non è presentato a genere, insomma. Per quanto che ne vanno in campionato, non è campionato, perché a questo punto non stare così tanto. No, vabbè, mi sono comunque arrabbiato perché è un peccato perdere una partita in questo modo, una palla nostra, una punizione sulla tre quarti nostra a un minuto dalla fine, però come hai detto tu, meglio adesso che in campionato, quando i punti iniziano a pesare e un errore del genere diventa un grosso macigno per chi lo commette ma per tutta la squadra. Di mercato ne vogliamo dopo per l'acquisto. Bravissimo, no.
C'è da lavorare, poi tireremo le somme una settimana dalla fine del mercato, cercando di individuare se c'è necessità di poter puntellare ancora meglio la rosa. Ripeto, dal punto di vista anche numerico, stiamo valutando insieme ad Enzo, insieme a Massimiliano Taccone, il da farsi. Ci stiamo guardando intorno se c'è. Ci dice anche il reparto? No, non te lo dico. Uno in porta, uno in centrocampo, uno in difesa, uno in attacco, va bene così. Avellino non aveva nessuna possibilità di vincere poi se la sola delle altre due squadre. Voi invece, diciamo, seppur un trofeo che per la prima volta viene disputato ad Avellino, ci tenevate a vincere, quindi perdere non ci sta mai nessuno. Questo torneo che cosa praticamente vi ha dato? Vabbè, sicuramente già ci ha dato la possibilità di mettere in mostra un po' tutto quel lavoro che abbiamo fatto fino a oggi durante tutto questo ritiro. Poi conoscendo anche che la piazza e lo stadio è sempre un piacere venire e vedere anche per un semplice torneo, vedere tutta questa gente dietro questa squadra dell'Avellino e soprattutto anche per questo torneo. No, ho visto un'ottima squadra, anche contro il Bordeaux hanno fatto un ottimo 45 minuti e anche contro di noi abbiamo segnato comunque alla fine, non è che è stato questo grande distacco, comunque avendo fatto anche un grande campionato l'anno scorso, su quelle che ho visto hanno ottime basi per rifare un ottimo campionato. Quanto ha inciso il risultato la diversa condizione atletica e quanto ha inciso invece il passo tecnico delle due squadre? Ah beh, sicuramente il Bordeaux è una squadra che fra una settimana, se non sbaglio, riprende il campionato, quindi anche se noi siamo molto più indietro, la forma fisica ci ha inciso molto. Però anche lì ho visto un ottimo Parma che comunque ha sviluppato ottima occasione, gioco e ha cercato di svolgere il lavoro di tutti questi ultimi giorni. Poi sul tasso tecnico alla fine siamo lì perché loro sono nella Serie A francese e noi in Serie A, quindi più che altre secondo me l'ha fatto il piano fisico. Quanto ti fa male essere italiano in questo momento in amichevoli per il campionato piuttosto che abbiamo visto con Torino essere italiani nei preliminari di Torino? Vabbè, sicuramente è un gran dispiacere perché comunque il Parma dell'anno scorso, la squadra si è rimeritata sul campo, poi è andata come è andata, ma adesso è un passaggio che dobbiamo mettersi alle spalle e pensare a questa annata. Volevo fare un'altra domanda su Cassano. Voi come Parma ritenete che vedete in lui il vostro leader tecnico anche quest'anno o avete una ripercussione psicologica dopo il mondiale, dopo la disavventura del mondiale? No, Cassano un punto di forze nostre, lo sappiamo anche noi tutti quanti, e noi l'abbiamo ritrovato in ottima condizione anche mentale, con grande voglia di ripetere un grande campionato. Grazie. Vabbè, è chiaro che questa opportunità che mi dà il Parma, io fino a che avrò la possibilità, anche grazie al mister e la società che mi dà questa opportunità di poter giocarmi queste carte nel Parma, me le giocherò al massimo. Poi sicuramente se mi sono perso avrò fatto qualche sbaglio e poi ci metto anche l'infortunio che ho avuto in un momento un po' giustificata la carriera, quindi mi ha rallentato un po'.
Crepi Lupo. Mi consigliate per l'Avellino, anche se siamo alla corsa, come questa avere con la lista? L'Avellino? Sì. Beh, come l'ho detto, io l'ho visto molto bene, perché comunque ha giocato contro due squadre di spezzoni di categoria superiore e ha svolto un ottimo calcio. L'ho visto proprio bene anche come l'anno scorso, come l'ho detto prima, anche se siamo ancora in anticipo sull'inizio del campionato, può fare un'ottima annata anche quest'anno. Grazie a voi, buonasera.